Ed eccoci qui ragazzi, benvenuti da Mionauta. Siamo quindi arrivati al quarto episodio di Robin Hood 4 Art of War Brandeburgo. Nello scorso episodio quello che ho fatto ho dichiarato guerra all'Ansa e praticamente ce la siamo annessa tutta. E ho anche vassalizzato Lüneburg perché ero convinto che poi avrei potuto venderle Amburgo e non sapevo di questa modificatore all'interno del... non lo possiamo nemmeno vedere, però vabbè, dice, questo modificatore che praticamente essendo un territorio del Sacro Romano Impero non le si può vendere. A saperlo avrei preso forse solo queste due per il momento e le avrei poi annesse e magari anche tutte e tre, ma non avrei vassallizzato anche Lüneburgo per non avere tutta l'aggressiva espansione che abbiamo. E anche adesso abbiamo anche un problema a livello di relazioni perché abbiamo più relazioni di quelle che ci possiamo permettere. E stiamo aspettando che finisca questo famoso matrimonio con Mantova che sta lì da un bel po'. Quindi, nel frattempo ci è diciamo sorta contro una bella coalizione sempre più grande. Quindi io metterei a migliorare di nuovo le relazioni con i nostri alleati. Non so con l'Austria come siamo messi, più 76 non sono più amichevoli, vedete, sono defensive. Comunque, però, come vedete, questa è una cosa che ci ha aumentato a dismisura il potere che avevamo qui dentro e noi stiamo addirittura collezionando dalla Danimarca. Perché? Ok, controlliamo un attimo sta cosa. Significa questo? Ah, la Danimarca ha un mercante qui a collezionare. Va bene. Noi in verità stiamo spostando da qui e da qui, però non stiamo spostando granché, come vedete, 33. Quindi io proverei a collezionare il trading e vedere tra un mese, questo che nodo è, Sassonia, e vedere tra un mese come cambia. Da 6, vedete, cioè praticamente è schizzato alle stelle avendo questi tre nodi. E non sono ancora core, la local autonomy sarà ancora alta. Cioè, veramente... Non è cambiato granché, se non sbaglio. Ah no, ancora non è passato il mese. No, praticamente addirittura abbiamo perso un centesimo. Vabbè, quindi la situazione è praticamente la stessa. Allora, possiamo prendere un nuovo... potremmo prendere... No, Sassonia no, Boemia no. Holstein, che adesso è la nazione a noi. Il che vuol dire che se la possiamo prendere non dovrebbe essere un vassallo, quindi si è liberato dalla Danimarca, benissimo, ed è alleato con Munster. Oh, grande. Ok, abbiamo questa coalizione contro di noi e pian piano dobbiamo aspettare un po' che adesso si sgonfi, sinceramente. E abbiamo anche una war exhaustion abbastanza alta, sta scendendo. E abbiamo anche un po' di overextension, 100%. Praticamente queste tre province valgono quanto quelle che... quanto tutta la nostra nazione. Ok, anche la Friesland è entrata contro di noi. E anche Utrecht è entrato contro di noi. Fine, basta che non entri a Pomerania perché è la prossima a cui vorrei far guerra. Ma tanto queste prima o poi pian piano usciranno. Quindi questo sarà adesso un po' una fase così in cui dobbiamo attendere. Vediamo se posso costruire navi. Beh, ne posso costruire altre 9. Solo che province dove posso costruire navi, sempre solo una per il momento. Vabbè, ne metto a costruire 3, poi vediamo man mano che si libera. Vediamo se posso costruire altri soldati, altri 4. Quindi facciamo un cavallo e 3 fanti. Eccoci qua, andiamo avanti. Quindi ci rafforziamo un po'. Volevo controllare un po' l'unrest, 12.6, 10.3 e 12.5, è abbastanza alto. Potrebbe anche convenire magari qui alzarlo l'autonomia, tanto alla fine è una provincia da base tax 3. Magari lo faccio, così l'arresto qui quasi si resetta. Vedete già Mecklenburg. Ah no, è ancora Mecklenburg che continua a salire, non si è fermata in nessun modo. Qual è l'arresto in Mecklenburg? 7.2. Questa è anche la war exhaustion che ci sta giocando contro al momento. Quindi dobbiamo veramente calmarci un attimo. Questa provincia adesso ha un arresto di 8.3. Ok. Allora,
prendiamo un Bestax, perdiamo un Bestax in Lamberg, che è il nostro vassallo. Guadagno più 25 di Lomatomi e guadagniamo un Bestax però in Brandenburg, che è la nostra capitale. Oppure abbiamo un abbassamento dei costi stabiliti e io farei così, che almeno non mi interessa che il nostro vassallo abbia più 25 di Lopatonomi. Era questa la provincia, sì? Credo di sì, ha detto Lambert. Non so perché ha dato un evento su una provincia che non controlliamo noi, ma tant'è. Abbiamo preso più uno qui, a costo di perdere. Ah, Lamberg era qualcosa che stavo facendo. Ma cosa diavolo sta dicendo? Ah, Lamberg è questo. Vabbè, non mi interessa sinceramente. Questa è una provincia da 3 che sia diventata da 2 non è un problema. Che la local autonomy pure sia più alta, tanto alla fine non c'era molto qui. Preferisco prendere qui dove l'autonomia è 0, vale molto di più. Vediamo se posso mettere a fare il core anche qui. No, manca ancora un po'. Abbiamo finito la missione. Incorporare Lumburg. Manpower deve riprendersi. Una guerra a loro. Non so chi verrebbe. Manpower però. Vabbè, lo metto a fa. Poi tanto se fallisce, fallisce. Cioè, se dovesse scatenare una guerra, fallisce come missione. Ok, vediamo un po' a livello di aiutanti, ora che c'ho tanti soldi, lui nemmeno me lo posso ancora per me, ma perché c'è da sto tizio che costa veramente troppo? Se abbasso la maintenance, me lo posso permettere perché ci aiuterebbe, eh? 10.4, 8.64, no, nemmeno me lo posso permettere, quindi... Pigliamo lui che abbassa l'inflazione, ne abbiamo un po', quindi sì, pigliamo lui. E qui pure possiamo migliorare la trade efficiency, ce lo possiamo permettere, lo facciamo. E, però rialziamo un po' la maintenance delle truppe, non siamo proprio così tranquilli. Qui uscirà una nuova nave. E adesso sarà sicuramente un episodio un po' più di calma, dove non si potrà far granché. Dove magari appena abbiamo finito dobbiamo un po' migliorare le relazioni in giro di nuovo, perché non voglio perdere i miei alleati, sicuramente non voglio perdere l'Austria come alleato. E la Boemia prima o poi magari la perderemo. Con l'Austria siamo a più 78. La Grecia e la Spagna siamo l'1,11. Quindi dobbiamo migliorarla a più presto. Ok, Mantova o noi, insomma, cioè siamo immortali praticamente. Quanti abbiamo? Noi 45 e Mantova 46. Eh sì, siamo giovani, quello è il vero problema. Ah, loro si vorrebbero sposare, certo, non ci ho pensato. Potremmo prendere una tecnologia militare, non lo faccio ancora, aspettiamo un po'. E in questo momento stiamo anche guadagnando un punto in più perché abbiamo power projection oltre i 50 punti. Ah, qui io potrei mettere a costruire navi, non ci avevo pensato. Quindi anche qui metto a costruire navi, una qui e un'altra qui, quindi ne arriveranno altre 6 prima o poi. Questa mi dà abbassa il tempo per fabbricare il claim. Quest'altra, ecco, diplomatic annexation meno 25. Quindi il vassal feed all'interno del Sacro Romano Impero non si può fare come tattica, a meno che loro non abbiano... Che dice fa parte del Sacro Romano Impero, a meno che non siamo noi il Sacro Romano Imperatore, forse poi ci è concesso fare un po' tutto quello che ci pare e piace. Questa è una cosa che mi devo informare, non lo so sinceramente. Allora, facciamo un altro core anche qui. Penso che il nostro trade power sia salito ancora di più nel nodo. No, no, si è abbassato. Probabilmente aver abbassato la local autonomy qui, anzi aver alzato la local autonomy qui ha avuto un impatto. Ma tant'è, non fa niente. Come va con... rischio ribellione, c'è loro che continuano a salire, quindi rileggendo meglio il tooltip l'altra volta, qui dice che praticamente c'è l'1.8% di chance che ad ogni mese questo progresso aumenti di 5 punti percentuali e questo praticamente potrebbe richiedere 49 anni, in verità potrebbe anche succedere in 20 mesi, se siete sfortunati. Allora, abbiamo di nuovo moral
Allora, qui dice invece che c'è alza il morale delle armi, l'army tradition, prestigio. Eh sì, lo facciamo. È buono. Questo praticamente in questo momento abbiamo dei modificatori per la tradizione veramente molto alti. Allora ci hanno fatto un trade. Qualcun altro è entrato in coalizione contro di noi, non ho visto chi. Cioè, abbiamo mezzo mondo contro. Quindi qua adesso, vede, lo sapevo che sarebbe andata così. Magari l'annessione pure, il vassallaggio di Lumberg ce lo potevamo risparmiare, effettivamente. Però prendere quelle province dell'Ansa era troppo una golosa come cosa. Avrei potuto fare pure due guerre, magari ho peccato un po' di andare di fretta, insomma. Però vabbè, ci sta. Perdo 10 di prestigio. Questa lo tolgo, dando inutile che... Ecco qua, anche la Pomerania contro, quindi addio sogni di gloria contro la Pomerania. Almeno per il momento. Lavoro esostion finalmente, che si era fermata. Adesso ci ha fregati praticamente. Vabbè. Abbiamo finito qui, no? Loro non sono di niente. 190 e non sono amichevoli. La cosa è allucinante. Vabbè. Allora, queste navi le consolidiamo insieme. E le mettiamo a Lubeck. Vorrei verificare se sta cosa effettivamente. Come from Russell più 10%, va bene. Mettiamo a trasferire qui qualcuno e vediamo se migliora invece di prendere i soldi. Vediamo se migliora al contrario. 8.3, facciamo passare il mese. Migliora. Ok. No. Perdo prestigio, non certo la forza del claim. Andiamo avanti. Wow, ci stanno insultando e facendo embargo tutti. Abbiamo qualche cardinale? Sembra di no. Forse sì, eccolo. Ne abbiamo addirittura due. Quindi potremmo spendere punti. Vediamo un po' come funziona questa cosa. Se io spendo dei punti. Spesi 5. Solo 5 posso spendere. Non ho capito. Ah, quindi devo spendere altri 10 per guadagnare 10. I primi 5 e poi 10. Però dov'è che sta adesso? Dov'è che sta il mio stemmino? 11% di chance. Di nuovo. Eh sì. Meno il prestigio così non crolla, visto che dobbiamo stare un po' in pace. Che missione avevamo? Quella di recuperare il manpower, giusto? 90% siamo... ancora un bel po' sotto. Vabbè. Pazienza. Andiamo avanti. Anult si è proprio arrabbiata di brutto. Allora, vediamo un po'. Non lo so, amichevole. Quindi, vediamo un po' di recuperare con l'Austria. Loro possiamo stoppare per il momento. E magari a sto punto cominciamo a provare a fare un po' di pace con i nostri vicini e sperare che pian piano escano dalle coalizioni. Loro sono rivali, quindi è proprio inutile parlarci. Questo aumenta le tasse, è buono. Allora, sto perdendo prestigio come un vortice. So se posso insultare qualcuno tipo loro. Magari potrei, ma mi serve un diplomatico. Che è successo? Con una volta abbiamo già al 100%.
tornato il nostro diplomatico. Vedi, ci stanno facendo embargo tutti, questo ci dà un po' di problemini in verità. E se gli mando un insulto a loro? Questo no, non migliora. Allora, ripecchiamo tutte le nostre navi, mandiamoli qui. La domanda è... No, proviamo una cosa. Io mi faccio metà, controllano, l'altra la metto a fare i pirati. Lubeck lo controlliamo noi, Norsi, Baltsi, Pomerania. Vediamo se questo ci alza un po'. Sì, benissimo. Quindi continuiamo a prendere punti. Questi li lasciamo a Lubeck. La trading adesso 8,54. Dovrebbe esserci pure privateer 2,4. Ancora, ma perdiamo ancora legittimacy in questo caso, però mi piace perché abbiamo mercantilismo, questo ci aiuterà. Quasi quasi conveniva prendere le trade, l'idea di trading. Comunque vedo che effettivamente si fanno tanti soldi, eh. Ah, abbiamo, in qualche momento è morto il re di Mantova, meno male. Brunswick, sei in guerra contro Oldeburgo. Vabbè, questo magari migliorerà un po' le relazioni. Allora, vediamo con loro se possiamo migliorarle. Siamo tutti quanti al massimo, ecco perché ce l'ha rimandata a casa prima. Andiamo con Anolt. Gli avevo mandato a Magdeburg, ero convinto che l'ho mandato ad Anolt. Prima. Austria, come vanno le cose? Ancora non sei friendly. Ok, costo di annessione meno 25. Anche se speravo di sfruttarlo di più come modificatore, perché adesso avevo intenzione di far crescere quei vassalli. Allora, prende 5 di meccanismo, perde 1 di stabilità. Prendere 20 punti, 20 punti, 20 punti. Mercantilismo è merce rara, eh. Costa 90 punti. Io lo faccio perché alla fine... Dove si vede mercantilismo? Eccolo qua, 14%. Avere più 5 punti è tanta roba. Ok, però rimetterei la stabilità a meno, al 0. Vediamo se c'è qualche... No, la missione è ancora... però ci sono... Eccoli qua! Ok, aspettiamo un attimo. Questa è una guerra di coalizione. Quindi è fallita la missione. Vediamo quanti sono contro di noi. Tutto il mondo. Però vedete, non siamo proprio sbilanciatissimi. Però a sto punto le mie navi dov'è che stanno? Macello, eccolo lì. Proviamo a rimettere un po' sulle truppe e vediamo che succede. Qui non abbiamo leader. Dobbiamo anche salire di livello a sto punto. Lui fa veramente pena. Ok, questo va un po' meglio. Le truppe stanno già al massimo adesso. Saliamo anche di livello. E chi ci sta dando una mano? Austria, Boemia, Lunenburgo, Mazovia, Moldavia, un po' tutti. Quindi magari a sto punto ci scappiamo qui. E le navi, speriamo di non perderle tutte. Non so se levavo la pausa magari era più semplice. Pure quelle sono rimaste invischiate. Troppo, ci hanno proprio preso con le brache calate per quanto riguarda almeno le navi. Quelle le abbiamo perse tutte e cinque. Queste cinque qua forse riusciranno a nascondersi. Che peccato. Ah, posso cambiare le truppe perché era il quinto livello questo.
Sì, Minotaurs. Facciamo, ma in questo momento è un po' pericoloso, ma tanto non ci sono nemici vicini a noi. Ci stiamo allontanando dalla guerra. Abbiamo preso un casus belli contro Milano, lo aspettavamo. Vabbè, quindi l'episodio finisce qui. Immagino che questa guerra durerà un bel po' e ci vediamo la prossima volta.